obiettivo della tabella, ridurre i volumi per abbassare i battiti, essere pronti per i nuovi carichi. Ciao a tutti amici runner e bentornati sul canale Running Ingegnere. Oggi analizziamo la tabella maratona per il mese di ottobre 2023 con l'obiettivo di correre la maratona in 2 ore e 50 minuti a Zurigo il 21 aprile 2024. Ovviamente per capire perché stiamo facendo questa tabella e perché certi tipi di allenamenti è importante avere il contesto. E il contesto l'ho dato nel video precedente dove ho analizzato i risultati dei miei allenamenti a settembre e in sintesi due cose sono emerse. Una, c'era una positiva reazione alle ripetute sui 1000 metri, stavo crescendo, riuscivo a farne di più, riuscivo a svolgerle meglio, ma c'era anche un problema sulla corsa lenta, battiti troppo alti sia sul lento lungo sia sulla corsa lenta e anche per certi versi sulla corsa media. Quindi col mio allenatore abbiamo analizzato la situazione e siamo arrivati a due ipotesi. La prima ipotesi è un maladattamento del mio fisico al volume di allenamenti e alla qualità degli allenamenti del mese di settembre. La seconda ipotesi è invece una stanchezza del corpo data da elementi esterni. Come abbiamo visto nel video degli allenamenti del mese di settembre, sono andato per viaggio a Dublino una settimana, poi sono stato male, influenza, e poi ancora in viaggio a Seattle e Austin. E questi fattori hanno potuto influire sul rendimento degli allenamenti. Quale delle due ipotesi è quella corretta? La verità è che non ci interessa, perché entrambe le ipotesi portano poi a una scelta, e la scelta è quella di diminuire i volumi, mantenere l'intensità in modo da dare tempo al corpo di adattarsi meglio al volume e all'intensità degli allenamenti e rispondere meglio nei battiti, soprattutto per quanto riguarda la corsa lenta e la corsa lunga lenta e media della domenica. La tabella di ottobre non cambia la struttura degli allenamenti, ci sono ripetute fatte anche a intensità più elevata, corsa lenta, corsa media, ma fatte sempre con una riduzione di circa il 10-20% del volume. Non stiamo parlando di riduzioni importanti, ma di lavorare di fino per ancora abituare il corpo e lasciare il tempo al corpo di adattarsi. E non mi importa quindi se arrivavo da un periodo di stanchezza dovuto al carico di allenamento o a un periodo di stanchezza dovuto a elementi estranei come vi ho descritto prima. L'importante è capire come adattare gli allenamenti in modo da permettere al corpo di rispondere in maniera veloce. E cosa succederà? Succederà che se l'ipotesi corretta era quella del maladattamento, sicuramente magari avrò bisogno ancora di un po' più di tempo per adattarmi, per far rispondere il corpo in maniera corretta e per farlo un po' rifiatare. Se invece era semplicemente un problema di condizioni al contorno, eliminate queste condizioni al contorno, ridotti i volumi, dovrei vedere brillantezza e una risposta positiva fin dai primi allenamenti della nuova tabella. Andiamo nel dettaglio a vedere come è strutturata la tabella di ottobre. Le prime due settimane di ottobre sono quelle dove avviene veramente lo scarico. Ripetute ad esempio 6 per 1000 metri a corsa veloce con recupero un minuto invece delle 7-8 che facevo prima. Corsa lenta tra 10-12 km invece dei 15 km che facevo prima. Ancora ripetute 6 per 1000 invece di 8 e poi la domenica un lavoro sempre veloce di misto corsa lenta, lunga lenta e corsa media, ma con volumi ridotti, massimo 18-20 km. Seconda settimana dove vado a fare lavori di qualità ma con volumi ancora ridotti. 4 per 1000 a corsa veloce sui 3:30-3:35 con recupero di 2 minuti. Prima ne facevo 6. Ancora corsa lenta di circa 10-12 km e poi ancora ripetute. Quindi vedete come i volumi si siano ridotti, non la qualità degli allenamenti, per permettere al corpo di rispondere e di digerire bene questi allenamenti. È secondo me interessantissimo l'allenamento di domenica 15 ottobre, dove dopo il riscaldamento vado a fare subito una corsa media di 10-12 km e dopo una corsa lenta di circa 6-8 km. Cosa vuol dire questo allenamento e perché lo faccio? Questo è un allenamento secondo me molto interessante che vi propongo anche di provare. L'obiettivo è aiutare il corpo e stimolare il corpo a lavorare a battiti bassi sotto fatica, sotto carico. Ecco quindi che il carico iniziale di corsa media 10-12 km non è tanto importante da un punto di vista di ritmo, da un punto di vista di andare veloce subito all'inizio. È traumatico, ma è traumatico con un significato. Il significato è quello poi di stimolare il corpo a ritrovare l'efficienza cardiaca e l'efficienza anche di corsa nella corsa lenta finale. Quindi quello che andrò a ricercare è di vedere se
riesco ad abbassare bene i battiti nella parte finale della corsa lenta e farli rientrare in un range accettabile, considerando che comunque ho già fatto 10 km o 12 km di corsa media. Questo è un allenamento, secondo me, molto interessante da provare, perché stimola proprio il corpo ad abituarsi a correre in maniera efficiente anche quando è affaticato, ed è quello che succede alla fine in maratona. La tabella prosegue poi nella terza settimana con una settimana più di carico, a parte il martedì dove facciamo ancora le ripetute 6x1000 a corsa veloce, quindi circa 3,45-3,50 al chilometro, ma poi il venerdì lavoro importante, 7 ripetute a ritmo variabile, recupero variabile, dove si spinge seriamente. E infine la domenica, dove facciamo invece un lavoro lungo, lento, 23 km di corsa lenta, per vedere proprio se queste due settimane di scarico precedenti hanno aiutato il corpo ad adattarsi agli allenamenti, ad adattarsi soprattutto a portare il battito cardiaco in una zona più di controllo. Ultima settimana di ottobre, dove andiamo a chiudere questo microciclo di 4 settimane di scarico volume, chiamiamolo così, dove andiamo a fare ancora delle ripetute di qualità il martedì, ma con volumi ridotti, corsa lenta il mercoledì, e poi, interessante, la domenica il lavoro misto corsa media corsa lenta, aumentando di un paio di chilometri circa la distanza della corsa lenta, arrivando a fare 10-12 km di corsa media e poi 10 km di corsa lenta. Questo dovrebbe chiudere un po' il cerchio ed essere proprio il benchmark, il test, per vedere se ci sono abbassati i battiti e se il corpo sta rispondendo bene. Ora che abbiamo visto la tabella, la domanda è: ma che ritmo teniamo sulla corsa lenta e sulla corsa media? L'idea è quella di andare a sensazione, e c'è un motivo specifico per farlo. Parlando ancora col mio allenatore Andrea Re, quello che gli ho riportato dalla tabella di settembre è che le mie sensazioni e i riscontri sul battiti non si parlavano, nel senso che io sentivo molto di correre a corsa lenta, di correre a corsa lunga lenta in maniera non affaticata, in maniera efficiente, ma i battiti dicevano un'altra storia. È per questo che secondo noi è più un momento di stress dato dalle condizioni al contorno, dato dai viaggi, piuttosto che da maladattamento, perché altrimenti in teoria avrei dovuto anche sentire a livello di sensazioni una fatica, una meccanica di corsa non efficiente, abbastanza faticosa, e invece questo non è stato. Per cui col mio allenatore abbiamo deciso, per la corsa lenta, per il lungo lento, per la corsa media, di correre più a sensazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se sento che sto correndo in maniera efficiente, se sento che sto correndo da corsa lenta, quindi con anche la capacità di parlare, di esprimermi, di pensare, continuo, nonostante magari i battiti mi dicano che siamo un po' fuori dal range. Perché? Perché questa è la nostra ipotesi, l'ipotesi è che il corpo abbia un pochino più di tempo necessario per adattarsi, ma stia andando nella direzione giusta. I ritmi sono quindi ritmi da tabella: corsa lenta da 4 minuti e 20 secondi al chilometro a 4 minuti e 40 secondi al chilometro, la lunga lenta intorno al 4 minuti e 40 secondi al chilometro, la corsa media sotto i 4 minuti e 20 secondi al chilometro, idealmente tra il 4 e 10 e il 4. Questi ovviamente sono indicativi, poi io vado molto a sensazione, cerco sempre di sentire il mio corpo e di capire quali sono i ritmi calati anche nella giornata, nelle condizioni al contorno, quanto ho dormito, come mi sento, come sento il carico degli allenamenti. Questo è tutto il mio programma per il mese di ottobre, vi aggiornerò in maniera costante sui risultati degli allenamenti, e l'obiettivo è sempre Maratona di Zurigo 21 aprile 2024 in 2 ore e 50 minuti. Se siete interessati a questa avventura, vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al canale. Grazie a tutti e buone corse. Ciao!